Grado 29. Questo è un po' schemo, eh? Porca puttana, sai di giù. Abbiamo fatto il cane, ovviamente. Vabbè. Da staccare? Prato il latte, l'aula che... Ma ce l'ha ancora il suo? No, no. Vieni leggermente in retromarcia. Ho fatto il paletto più avanti però. Stiamo indietro con la bella di marcia. Okay. Potremmo anche peggiorare volendo. Comunque guardavo l'altro giorno un video, no? Visto che queste gemme le devi livellare, ti compare il vendor soltanto alla fine del rift hai fallito. Praticamente la cosa più veloce è, che ne so, arrivare tipo a sto livello, dal 24 mi sembra il suo, e fa scade il tempo e ammazza il boss. Cioè, è un po' una sega. Però... che prova a resuscitare. No, perché gli... gliela potevo fare resuscitata? Dovrei un po' riguardare la build, mi sa, eh? Con le patch nuove, le abilità nuove. Non tanto, non è che cambia tanto, eh. No, ma c'hanno anche nuovi leggendari con abilità, cioè o meglio, hanno modificato vecchi leggendari aggiungendo le abilità. Comunque l'esperienza che fa da me mai. Thank you.
Manco di via con la pozione. Non sono morto. Mi sa che questo tocca farlo un po' ritirato. Ho visto, hanno fatto la palla di ghiaccio più grossa. Ho fatto il paletto di ghiaccio. Questo è più difficile del tormento 6. Vedo quanto si muovono. Ma conto, ecco, da 28-29 in su devo mettere qualcosa di ripeso in più. Mi sa lui che non gliela fa. Needs more time. Ci ha detto un po' sfortuna con i tipi del nostro. Thank you.
Cazzo, porca puttana! Ma non avevo cambiato alla tosse. Non avevo cambiato la... il tasto per bere la pozza. Ma dov'è? Cioè mi sono fatto adesso prendi con... Giriamo a destra. Niente, no, quei mostri non ci ha detto pure, non c'è proprio sciolto. Allora. Mamma mia. Posso fare nemmeno il cane. Mamma mia. Vieni dietro il muro, almeno se ti tirano verso di te blocchi sul muro. Comunque i feticci non durano niente, muoiono in continuazione. Non gliela famo, non gliela famo. Comunque lui anche te prova a pensare qualche passiva, qualcosa che aumenta la resistenza un po' di tutto il gruppo. Vedete, io quasi non metto. Io ce l'ho. Ce l'hai? No, ma che ne so, anche una... Tutto il gruppo, no? No, ma anche una che riduce il danno che fanno i mostri. Ah, posso mettere il coso? Chiunque tocco ne fa il 25% danno a me. Pare poco. E dalle balestre fa un campo di energia che se ci sta dentro
Tu dici il 25% di danno a me. Quelle lì magari, che ne so, dal livello 28-29 in poi. Vi dico, siamo morti un sacco di volte. Morti, ma il problema se vuole. Ne facciamo dei tempi ad ammazzarli. Anche quello sicuro. Più del morto. Probabile, sì. No, ma però ho capito, c'ho poco anch'io con l'abilità mia, c'ho poco controllo. Cioè, prima che mi rendo conto, che ne so, devo premere il bottone cammino spirituale, sono già morto. Come io di là, quando gioco. Esatto, esatto, uguale però. Adesso sicuramente qui te la puoi giocare con le gemme, metti le gemme più forti, eccetera, eccetera. Però boh, vabbè. Toccherà scegliere anche tre gemme giuste. Dove? Sulla di sopra? Da poco più avanti, penso. Poi è di sopra. Non è di sopra. Ma dai. Vado. No. Not ready yet. Provato? Oh, col coso, buono. Da gusto così. Massima profondità raggiunta, 30. Upgrade chance 59. Verifico un paro a sto coso di qui, che è il nuovo... chiamiamolo artigiano. Comparso l'artigiano. I may be able to help you. Craft. Allora io scelgo ovviamente Enforce. Update successfully, yeah. Praticamente adesso è rank 2. A rank 50
Si sblocca quella forte, vabbè. Discreto farma. Cannot you upgrade it? E poi fa uno per volta. Dunque praticamente ne devi fare tipo 100, 100, 300, 400 per livellare tutte le tre gemme. Ammesso che te non decida di cambiarne qualcuno. Metto per uscita. Mm?